Questa è la settimana di Yang a Lario Fiere di Erba, il salone della scuola e dell'orientamento torna anche quest'anno con tanti belli spunti destinati agli studenti, alle scuole, alle famiglie e anche, perché no, al mondo del lavoro. È proprio su quello che noi ci concentreremo un po' in questi due giorni proposti dalla Camera di Commercio di Como con tutta una serie di partner che poi vi diremo. Io sarò un po' il conduttore, ma soprattutto con noi c'è la dottoressa Nicoletta Travaini, psicologa e psicoterapeuta dell'individuo e delle organizzazioni, che cercherà di un po' magari inquadrare un bellissimo dialogo, io mi auguro anche stimolante, vero Nicoletta, tra studenti, docenti, imprenditori, professionisti, su quello che è proprio quel passaggio delicatissimo che è dalla formazione fino ad arrivare al mondo del lavoro, stimolando magari anche un po' le passioni dei ragazzi verso quello che potrebbe essere il loro indirizzo di studi. Assolutamente, grazie, buongiorno a tutti, e buongiorno a te Lorenzo, buongiorno a tutti gli ascoltatori. Io non posso fare altro che rinnovare proprio e sottolineare l'importanza di questo evento, perché è un momento in cui ci si regala l'un l'altro delle informazioni fondamentali in un momento fondamentale dell'età dei ragazzi. Noi parleremo della generazione Z, no? Quegli anni che vanno più o meno dal 1995 al 2010, poi approfondiremo meglio, sarà uno dei temi che affronteremo nelle due giornate. Quindi è già un'età delicata quella che affrontano questi ragazzi nell'entrare nel mondo del lavoro, ma in un momento storico ed epocale assolutamente delicato, che è il post pandemia, dove il mondo che noi credevamo, che noi conoscevamo, non esiste più. E quindi io spero e sono sicura che sarà un dialogo, una tavola rotonda molto stimolante, molto rilassata, in cui tutti potranno esprimere anche le proprie idee, le proprie opinioni, anche i propri dubbi, no? Le criticità che possono emergere su questi temi, temi che toccheranno appunto come è cambiato il mondo del lavoro, quindi quali sono le diverse competenze che oggi le aziende richiedono, come sono cambiati le generazioni, come sono cambiati i nuovi lavoratori, perché è un po' stanno dettando legge questi nuovi ragazzi, no, che entrano nel mondo del lavoro, e quindi un po' dare una bussola per muoversi con meno paura, ecco, cercando di un po' camminare nella nebbia e gradarla un attimo. Hai perfettamente detto una parola, hai detto una parola perfetta, che è meno paura, perché c'è molta paura da parte dei ragazzi ad approcciarsi al lavoro, e anche proprio lo stesso valore del lavoro forse è un po' cambiato per questi ragazzi. Per noi, parlo di una generazione ancora da boomer, per te che invece sei sicuramente in una generazione molto più giovane, il lavoro comunque aveva un grandissimo valore nel corso della nostra vita. Forse per i ragazzi adesso non è proprio così più centrale, però anche di questo cercheremo di capire. Sì, non spoileriamo troppo, così ci seguiranno, perché noi faremo proprio queste dirette, no? Ogni mattina, e ogni mattina tratteremo un tema diverso, se poi tu vorrai li citeremo. Ed è proprio che sta cambiando ed è cambiata la percezione del lavoro, i bisogni che le persone che entrano nel mondo del lavoro mettono, ma è anche cambiato e sta cambiando un po' l'approccio delle aziende, delle imprese. Quindi allarghiamo il tema della paura e affrontiamolo a viso aperto, proprio dando i nomi giusti alle cose. A me, come psicologa sia dell'individuo che dell'organizzazione, come hai detto tu, ormai da 20 anni lavoro proprio e trovo che sia una cosa importantissima dare il nome giusto alle cose, perché quando chiamiamo le cose con il loro nome, la paura minimo diminuisce se non scompare. È come un po' i bambini quando gli si accende la luce pensano che ci sono i fantasmi, e invece è solo, no, la tenda, la cameretta.
un po' è così, perché la psicologia è dappertutto. In questo momento l'aspetto psicologico sta guidando, forse in maniera ancora inconsapevole, sia i giovani ma anche le imprese, le organizzazioni. Quindi aiuteremo anche gli imprenditori, i liberi professionisti e le organizzazioni che ci staranno ad ascoltare o verranno alla manifestazione direttamente ad avere un po' meno paura del futuro e un po' meno paura del cambiamento. Perfetto, allora l'appuntamento è per i giorni 16 e 17 novembre, dalle 10 alle 13 di queste due giornate, in diretta streaming sui canali di Ciao Como, sia Facebook che YouTube. Il titolo già dice molto: attrarre, trattenere, far crescere e motivare i giovani in azienda e nelle libere professioni. Come e perché cercheremo appunto di sviscerarlo durante questo dialogo che vuole essere comunque molto, molto easy, io spero, e come dicevamo, stimolante per tutti quelli che parteciperanno. Ci potete seguire in diretta streaming, come ho detto, poi ci sarà anche la maniera di recuperare, ma questo ve lo diremo dopo, se non vi potete collegare in diretta proprio tra le 10 e le 13 di tutti i giorni. L'appuntamento è un'organizzazione, una promozione della Camera di Commercio di Como e Lecco in stretta collaborazione con il tavolo interassociativo, che è costituito da diverse associazioni di categoria: Confartigianato Imprese Como, Confindustria Como, Compagnie delle Opere di Como, il CNA Lario della Brianza, Conf Cooperativa Insubria e l'ANCE Como. Sono rappresentati un po' tutti i settori proprio anche del mondo del lavoro e delle professioni. Questo è molto importante dirlo. Io sono sicuro che faremo sicuramente un buon lavoro. Approfittiamo, Nicoletta, se sei d'accordo, comunque per invitare a Young, è vero che ci potete seguire anche fuori dal bellissimo ambiente di Lario Fiere, però se venite a Young ci potete vedere anche in diretta in quel momento. Ecco. Assolutamente sì, e potete magari anche fare due chiacchiere con noi se ci sono delle domande, credo che saremo disponibili anche nei momenti successivi, quindi venite sicuramente a incontrarci. Benissimo, allora la parola d'ordine: futuro, non avere paura. Questa è la parola d'ordine, una delle parole d'ordine che ci diamo per questi due giorni, ripeto, 16 e 17 novembre dalle 10 alle 13. Grazie alla dottoressa Nicoletta Travaini, ci vediamo. Grazie, a prestissimo, a giovedì.